essere compagni che compagni chiaramente. La mia urgenza è proprio al fatto che come diciamo che sta sempre delle delle donne, io il treno, che parte più o meno da 3-4 ore. Quindi sarò anche molto più celere nell'intervento e chiaramente partecipare, soprattutto con dei saluti in questa forma, a un congresso di comunisti e di comuniste, resta un momento di elaborazione collettiva per tutte le aree anticapitaliste che si affacciano, che partecipano e che il congresso da sempre è un contributo mondiale a tutti i compagni e le compagne. La fase attuale del capitalismo e la sua variante italiana ci richiama a interrogarci sulle forme e contenuti con le quali le nostre forze devono dare forma a una posizione politica e sociale. Dinanzi a questo nuovo internazionalismo nero che prende il potere in Brasile, in Italia, negli USA e in altre parti del mondo occidentale, non solo, ci pongono il tema che occorre una nuova generazione di comunisti e di comuniste. Questa crescita di queste forze non è dovuta, come l'elite borghese prova a definire, a causa di un popolo rozzo e ad una recrudescenza di sentimenti razzisti e xenofobi. È chiaramente una risposta alle disuguaglianze che sono cresciute durante questa crisi. L'1% della popolazione mondiale ha visto crescere la propria ricchezza a discapito del 99%. Una concentrazione di capitali che è andata via via sempre più rafforzandosi. Marx, quando parlava della caduta tendenziale, assaggio marginale del profitto, questa fase dimostra come quel pensiero fosse forte, come fosse interpretativo della fase dell'Ottocento, ma come uno strumento essenziale per il momento, per la fase attuale. E quindi la creazione di questa forbice che aumenta ci pone il tema dell'unità delle piazze, ci pone il tema di come diventare nuovamente agitatori sociali, come dinanzi alle disuguaglianze di comunisti e comuniste rispondono. Perché bisogna creare quello che Gramsci definiva una connessione sentimentale con il popolo, poiché occorrono delle risposte unitarie, occorre un'unità nella lotta. Io mi avvio alle conclusioni perché temo di perdere il treno e chiaramente io vi invito. Leggerò con attenzione gli atti che produrrà questo congresso e chiaramente vi invito già d'ora ancora al congresso del prossimo anno che ci vedrà noi come giovani comunisti e comuniste interrogarci su quella che è la fase attuale e come riorganizzarci. Chiaramente occorre nel nostro agire tenere insieme quella che è la questione sociale, la creazione di un nuovo internazionalismo che mette al centro i popoli contro il capitale e contro le nuove destre. Grazie, scusate.